Un'opera d'oro di una donna esposta al Museo del Tesoro di San Gennaro, un'opera preziosa non solo per il suo materiale. Certo, è un'opera preziosa perché è la prima opera gioiello di una donna esposta nel Museo del Tesoro di San Gennaro e per l'associazione di cui sono presidente, Enterprising Girls, che ha voluto questo progetto, ci ha creduto e ci ha lavorato per più di un anno, è una grande soddisfazione, un grande risultato che solo in squadra si può ottenere perché da soli non si arriva molto lontano. E della giovane artista napoletana Sara Lubrano, l'opera che è stata ritenuta degna dall'eccellentissima deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro di entrare a far parte della collezione dedicata al Santo Patrono di Napoli. L'opera è stata presentata nella mattinata di venerdì 24 febbraio 2017 presso la sede in Via Duomo. Alla presenza, tra gli altri, di Riccardo Imperiale di Francavilla della Deputazione e di Francesca Vitelli, presidente di un'associazione che ha promosso l'opera della giovane artista Sara Lubrano affinché venisse sottoposta all'attenzione della Deputazione, associazione che da tempo individua e valorizza il talento di imprenditrici, libere professioniste e donne del territorio. Terzo settore. Sara Lubrano, l'artista di quest'opera d'arte, come è fatta esattamente? Quest'opera è realizzata in ottone, bagnata in oro giallo e porta dei castoni che accolgono degli smeraldi, rubini, poi ci sono dei coralli ed è stata smaltata in alcuni punti. L'opera è stata realizzata con l'antica tecnica della fusione a cera persa, che risale al V secolo a.C. e consiste nella creazione di un bozzetto in cera che viene creato malleando fili e lastre di cera o scolpendone delle parti. Una volta pronta il modello in cera viene trasformato in metallo attraverso un processo di fusione, poi viene rifinito, sgrossato e così abbiamo il gioiello finito. In questo caso mostro un disegno colorato per distinguere meglio gli elementi che la caratterizzano. Come in tutte le iconografie religiose, la lettura parte dal basso verso l'alto. Iniziamo con la frase "Esce e facci grazia" ed è l'invocazione da parte del popolo napoletano a San Gennaro affinché compia un miracolo dello scioglimento del sangue. Subito sopra troviamo la chiave del tesoro e le ampolline del sangue, che contengono un sangue molto scuro che si contrasta con il colore di rosso più chiaro dello stemma del comune di Napoli. Questo rosso sta a simboleggiare il sangue che ora scorre, che è vivo, che San Gennaro ha sciolto e dona prosperità a tutta la città. Infatti lo stemma del comune ricorda anche il patto che è stato fatto tra il popolo napoletano e San Gennaro. Infatti nel 1520 Napoli versava in un periodo molto difficile poiché era afflitta da tre grandi piaghe che erano la guerra franco-ispanica, il colera e l'eruzione del Vesuvio. Quindi la deputazione si riunì e stipulò un vero e proprio atto notarile con San Gennaro chiedendogli di porre fine a queste disgrazie e in cambio la deputazione avrebbe stanziato un'ingente somma di denaro per la costruzione della cappella. Così il santo compì il miracolo e la cappella fu eretta. Per noi quindi è molto significativo questo stemma. Tutto intorno ai simboli che ho elencato ci sono dei ricami pompeiani, dei grappoli d'uva e delle foglie di vite e queste rappresentano la prosperità che quindi il santo dona alla città di Napoli. Infine l'opera termina con lo germogliare di tre rose arancioni di corallo e appunto anche qui vediamo un riferimento all'arte di Torre del Greco della lavorazione artigianale del corallo. È come se le rose stessero dicendo: Napoli è viva, Napoli è in fiore e questo è per opera di San Gennaro. E inoltre troviamo il fondo di tutta l'opera che anziché essere liscio l'ho lavorato spatolando la cera in modo da ricreare un effetto di onde in richiamo al mare della nostra città.